Autoagenzia Buldrighini. Presto, bene e ti conviene. Passaggi di proprietà. Targhe ciclomotori. Duplicati, rinnovo patenti in sede e tanto altro. Buldrighini è in via 27 agosto a Fano. Fidomania, dove gli animali sono di casa. Di Guarda chi c'è, siamo tornati a far visita al Bu Burger in piazza 20 settembre. Siamo con il titolare Stefano Mirisola. Stefano, siamo tornati. Buona serata, intanto. Bentornati. E volevo ricordare, ovviamente, l'altra volta nella puntata che abbiamo dedicato al Bu Burger, abbiamo raccontato della nascita di questo ristorante nel centro storico di Fano e della ristrutturazione che c'è stata poi di recente. Ricordiamo anche i principali appuntamenti giornalieri, diciamo, quando si può venire al Bu Burger? Sostanzialmente sempre, un locale che funziona dalla mattina presto con le colazioni, lo spuntino, la pausa pranzo per gli uffici, per i ragazzi delle scuole, pomeriggio, cena, dopo cena, ce n'è per tutti i gusti, dai 0 a 99 anni. E soprattutto adesso che arriva, magari speriamo, anche il bel tempo, la bella stagione, è bello anche stare fuori perché avete, oltre al locale interno, anche l'esterno. Certo, oltre ai locali interni tutti rinnovati, abbiamo anche lo spazio in piazza dove d'estate facciamo eventi con animazione, apericena e comunque il divertimento non manca neanche d'inverno, perché nella sala sopra abbiamo uno spazio, un'area giochi riservata ai bambini e un menù tutto da scoprire che spazia dal panino classico fino ai panini gourmet, passando per i primi piatti, secondi, pizza, insalatone, piedine. Visto che parliamo di cucina, anche l'altra volta abbiamo fissato l'attenzione sulla scelta degli ingredienti che sono sempre di prima qualità, però questa cucina è anche valorizzata dallo chef che avete. Sì, una nuova presenza molto importante è quella di Marco Di Lorenzi, il nostro chef, che ha portato questa ventata di novità, appunto cercando di contaminare, diciamo, la nostra cucina più da fast food ad una cucina di livello, sempre mantenendo quello che è il nostro stile, ovvero utilizzare prodotti di primissima qualità, carni fresche e genuine del nostro territorio che portiamo direttamente sulla tavola dei nostri clienti. Li facciamo anche vedere dopo, però qualche esempio di piatti nuovi introdotti adesso con questa innovazione? Ah, dicevo appunto dei panini gourmet, abbiamo l'open egg che è un panino con carne di chianina e GP con sopra un nuovo al tegamino, al colpo d'occhio fantastico e al gusto buonissimo. Bene, e tra l'altro ha parlato anche della possibilità di far giocare i bambini e di avere tanti spazi per tutti, perché possiamo dire che ovviamente qui dentro dai piccoli ai grandi sono tutti benvenuti. Ah certo, come ti dicevo prima, dal bambino piccolo fino al nonno, qua dentro si vede di tutto, una clientela molto molto vasta che appunto spazia le 0-99 anni, perché i prodotti ci sono tutti, riusciamo fortunatamente a mettere d'accordo la famiglia al completo, dal nonno che vuole la sua tagliata fino al bambino che preferisce il classico hamburger. E soprattutto questi sforzi in cucina che voi avete fatto per rendere sempre migliore il vostro prodotto vi hanno fruttato anche dei premi.
Sì, abbiamo vinto ultimamente la menzione come miglior brodetto giovani al Festival Fuori Brodetto. È una grande soddisfazione, un piatto creato da me e un cappelletto ripieno con il pesce classico da brodetto saltato nel suo sugo. Veramente gustoso e buono, e questo è un piatto premiato che va aggiunto agli vari premi che ha vinto il nostro chef, che comunque ha partecipato a diversi concorsi, come il panino, il premio del miglior panino a Singapore nel 2005, dove ha vinto col panino Philosophy, un panino dove appunto è andato a mischiare carne e pesce passando dal gambero alla pancetta, facendo colpo sulla giuria, e fino a altri premi, altre nomine speciali che ha avuto anche in altri ristoranti. Quindi ecco, tante, tante pietanze sicuramente da provare qui al Bu Burger. Per concludere, voi fate anche tantissimi eventi. Sì, abbiamo fatto diversi eventi e i giorni scorsi abbiamo avuto Te la do io l'America, menù completamente che richiama ai fast food americani, con il classico hamburger con di tutto e di più dentro, lo dog fritto, e i prossimi giorni troverete sul nostro sito www.buburger.it e sulla pagina Facebook nuovi eventi come la serata cubana, la serata messicana, tante serate a tema per provare anche sapori che non appartengono magari al nostro territorio, però sono davvero sfiziosi e gustosi. Grazie ancora quindi a Stefano Mirisola e buon lavoro. Grazie anche a voi. E ovviamente non può mancare la presenza dello chef qui al Bu Burger, che è Marco Di Lorenzi, che ritroviamo anche in questa puntata. Bentornato allora. Grazie, grazie mille. Marco, l'altra volta abbiamo presentato un menù di carne, abbiamo presentato anche i vari abbinamenti che si possono fare tra appunto gli ingredienti di cui parlavamo. Oggi invece presentiamo un menù di pesce. Che cosa ci ha preparato? Oggi faremo un hamburger con dei gamberi, con della pancetta croccante e con del curry leggermente speziato. Facciamo un hamburger un po' diverso rispetto al tradizionale. In abbinamento ci accompagniamo un tagliolino alle vongole. Ecco, mentre il tagliolino alle vongole è magari più tradizionale, l'hamburger è molto originale, una sua ricetta? In pratica è il panino vincitore a Singapore, quando con Bar Giornale ho vinto questo panino nel 2005, un po' di anni fa, però comunque ancora è in produzione qui al Bu Burger e in altri locali. È un po' un mio cavallo di battaglia, un po' un abbinamento che piace. Il tagliolino invece? Tagliolino, diciamo che è una tradizione della Riviera Romagnola marchigiana, e non lo voglio cambiare, non lo voglio modificare, lo lasciamo bello, bello integro nella sua ricetta originale. Giustamente, città di mare, giusto avere anche appunto questi piatti distintivi. Per quanto riguarda sempre il menù di pesce, altri suoi piatti, altre sue preparazioni? Solitamente mi piace preparare il pesce senza spine, mi piace utilizzare delle crudità di mare, un sushi all'italiana. Diciamo che non ho una regola fissa nelle preparazioni di mare. La mia regola fissa è la freschezza, la qualità e lasciare integro molto il prodotto. Proprio non lo voglio mai andare a modificare troppo, a strafare. È bello e buono, semplice. E questa è una delle caratteristiche ovviamente anche della cucina del Bu Burger, anche la qualità dei prodotti e delle materie prime. Volevo spendere un minuto per la pasticceria. Noi produciamo tanti dessert quotidianamente, freschi, con materie prime di qualità, panna fresca, latte, non usiamo polveri, non usiamo semilavorati, e questo impiega capacità professionali da parte del personale e anche un dispendio economico leggermente superiore, perché comunque sono materie prime che costano di più rispetto a tante altre. E che però ovviamente si vedono nel momento in cui adesso anche i consumatori sono molto più attenti ai cibi che mangiano. Benissimo, io ringrazio lo chef Marco Di Lorenzi per essere stato con noi, grazie mille e buon proseguimento. Grazie, grazie a voi.
chiusura ringraziamo il Buburger in piazza 20 settembre a Fano per averci ospitato, i nostri sponsor che ci sostengono, che sono Autoagenzia Buldrighini, Fidomania, Centro Estetico Le Rose e Agenzia Immobiliare Remax Orizzonti. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Guarda chi c'è, c'è qui con me. Guarda chi c'è qui stasera con me. Autoagenzia Buldrighini. Presto, bene e ti conviene. Passaggi di proprietà. Targhe ciclomotori. Duplicati, rinnovo patente in sede e tanto altro. Buldrighini è in via 27 agosto a Fano. Fidomania, dove gli animali sono di casa.